Boom, salve a tutti, io sono Filippo Biondolillo e benvenuti in questo nuovo video. Aggiungo in questo video che sono molto felice e ringrazio a tutti voi per aver raggiunto questo obiettivo di 200 iscritti. Non è chissà quale obiettivo, ma è un inizio, all'inizio di questa avventura che sto intraprendendo in questo canale. Quindi questo è il tag delle 100 domande. Rosalba Filippo, cioè sì. Non ho un soprannome. No! Capricorno ascendente toro. E chi lo sa? E chi lo sa? E chi lo sa? Ok, aspetta. 1,75. Sì, mi vorrei chiamare Giada. Mia madre. No. Mia madre. Questo. Vado dove ti porta il cuore di Susanna Tamar. Tumblr, oh mio Dio. No, allora, Twitter, perché è più privato. Boh, YouPorn, non lo so. Hold on delle Gonna Pop. Da oggi. No, cioè, mostro. Non mi frequenta manco mia nonna. No. Beh, sì, una volta è successo. No. Ciao mamma. No, ovviamente, ciao. Nero, grigio e bianco. 15, compiuti il 12 gennaio. A gennaio? Ah, a Palermo. No, ed è meglio così. Sì, ed è meglio così. No, basta, fino a piangere. Che significa? Riso fino a piangere. Qualcuno che mi ha fatto girare le palle, sinceramente. No. No, sto scherzando. Sì, ovvio che. Sì, il mio dorsale. Biondolillo, no, non sto scherzando. Sì. Ci ho pensato. Allora, mia nonna. Non sono fede. Boh, ma cioè, fra pochi amici, ho 2000 e ne conoscerò 300, 200. Boh. Con 67 di loro, credo, cioè. Alle 6. Stavo dormendo. Quando devo andare a incontrare una persona che mi piace, quindi c'è tipo sto viaggio in autobus con l'ansia, oppure quando devo comprare una Nutella. iPhone 6, oddio, ma dove c'è? Ah, ce l'hai tu. Colore dei capelli. La voce di un mio amico che mi dice domande. Il denaro, perché con il denaro puoi curare la salute. Le persone che mi scrivono e poi mi dicono no, guarda, mi manca il mio ex, quindi non frequentiamoci più, cioè che cazzo, cioè allora non mi scrivevi prima. Bianco perché, non lo so, al latte. Fondente sta bene con il pollo. No. Sì. No. Alessandra. Però in Germania mi manca tanto, questa estate viene per fortuna. No, non lo so. Sì, ne ho una qua dietro. Ma credo che ce l'abbiano tutti. Cioè, l'ho scoperto da poco.
quando io mi nascondevo sotto il tavolo e mio padre mi prendeva il cucchiaio di pasta e me lo metteva sotto il tavolo e diceva c'è un leone, io me lo mangiavo ed era divertente perché non so, mi piaceva, mi divertivo. La mia migliore amica? Allora, questa è una domanda difficile perché ho tante migliori amiche. Comunque quella con cui mi frequento di più per adesso è Caterina, perché anche è mia compagna di banco, quindi comunque questa scocciatura di palle l'ho ogni giorno, perché sennò sarebbero altre le migliori amiche. Ti amo, Katia. Primo sport, credo il nuoto, perché comunque nella mia vita ho fatto tanti sport. Tanti, no, falliti. Non lo so, già quando ero nato avevo mia madre. Vacanza, che ne so, credo la prima volta che siamo andati in vacanza con mio papà, tipo a Gardaland, quando avevo 4 anni. Che ti perdi? Credo l'anno scorso, in prima superiore, o anche in terza media. No, no, sì, non lo so, 3, 4, 5, 6. No, con il pisello. Voglio avere 20.000 iscritti e poi farmi scrivere un libro e fare firma copie dappertutto. Cioè, questa è la mia ispirazione nella vita. Labbra. Abbracci. Dipende, meglio. Più giovane. Beh, certe volte questa cosa è collegata, perché non capisco. Perché la spontaneità si può anche sfociare. Non lo so, delle belle braccia che... Beh, sensibile. Relazione seria. Provocatore. Sì. No. Sì, in bagno, mi sono cadute, io tipo dove sono. Poi dopo 3 mesi le ho trovate putrefatte sotto il cesso. Ma perché ci sono queste domande? No. Beh, sì. Sì. No. No. Beh, molte volte il sentimento. Chi lo sa? No, questo mai. Sì. Purtroppo. Sì, abbastanza. Sì, questo sì. Sì. No. Sì, perché no? No. Spontaneo. Sì, credo, lo so. Un po'. Ok, il video è finito qua, grazie a tutti, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, al prossimo video. Bazooka, io voglio i soldi!